ogni giorno viviamo sicuramente le nostre paure, perché insomma avere comunque responsabilità di questo tipo, soprattutto soldi dati da persone che conosciamo poco, ci mette un po' di spinta in più, no? E torno ad un'altra frase molto bella, secondo me, che ho messo, c'è un'intervista al Gambero Rosso e 2 giorni fa ho messo una frase che mi piaceva molto, che ha detto la presidentessa della Liberia ai giovani graduati di Harvard: se i nostri sogni non ci spaventano, vuol dire che non sono abbastanza grandi. Secondo me è una frase molto bella che rispecchia molto quello che cerchiamo di fare, nel senso cerchiamo ogni giorno di avere coraggio e di riuscire a superare queste paure, che sono comunque molto normali, nel senso ogni giorno cerchiamo di crescere in un mercato sempre più competitivo, perché se guardiamo sicuramente a 50 anni fa non c'era il numero di imprese che ci sono oggi. E tornando alla sua domanda, no, io ancora questa cosa non l'ho superata, perché comunque sono giovane, ho 26 anni, e da un anno che lavoriamo su questo progetto, ogni giorno cresciamo interiormente, però continuiamo ad avere la paura di sbagliare, ogni giorno sbagliamo, soprattutto io, perché chiaramente chi magari lavora sulla piattaforma ha un po' meno di responsabilità, però io, che comunque sono sicuramente, diciamo, un po' l'autore del progetto, mi devo assumere tutte le responsabilità degli errori degli altri anche, perché se poi ho sbagliato a prendere una risorsa e tra 6 mesi mi rendo conto che ci ha fatto perdere del tempo, è colpa mia, non c'è alcun modo, la responsabilità è totalmente nelle mie mani, sono io che devo gestirmela, cercando in ogni singolo istante di comprendere qual è il modo migliore per fare una certa decisione, qual è la via da scegliere sulla base degli obiettivi che vogliamo raggiungere.